hanno favorito la collocazione del tanti pronosti bravi che conosco. Il movimento Revolution è a 4 km da qua. Tu conosci? È a fianco di importanti aziende del comparto dell'industria farmaceutica, vicino a casa di produzione del parmigiano reggiano. Sono qua come cittadino. Anche Valentino qua, l'hai salutato, il primo escluso del movimento. C'è anche Paperini in vice senato. Anche quando vai in bagno ti seguono i giornalisti. Collocazione geniale, dobbiamo informare i cittadini quello che sta facendo a Parma, che non è stato raccontato, non è stato raccontato in questi anni, lo dobbiamo raccontare. La delibera del 2006 ci sei la moda dei rottamatori, dei formatori, tu potresti essere rottamatore del Movimento 5 Stelle che sei appena nato? Assolutamente, non voglio rottamare nessuno. Ma sei dentro un movimento? Sì. Il movimento deve restare unito e ha una grande sfida davanti a sé, dobbiamo tutti dare il nostro contributo per arricchire il movimento. Sul blog di Grillo, attenti che c'è della... Ok. Sul blog di Grillo c'è una cosa particolare su di te, cioè che avevi accordato questo fuori onda Piazza Pulita, tu hai detto che sfoggerai il Corella. Io per tutte le persone che diranno che il fuori onda è concordato, io adesso perché è un'accusa infamante. Non deve rimanere neanche, non deve rimanere neanche il dubbio. Sei venuto qua in canossa? Che senso ha la tua a scusarti? A chiedere... No, scusami, oggi è una giornata contro l'inceneritore. E che ci viene a fare proprio qua? Io mi batto, semplicemente mi batto da anni contro questo inceneritore. Sono sempre stato all'iniziativa del Comitato Corretta Gestione Rifiuti e oggi è giusto essere qua. Che fatto ti ha fatto vedere adesso Grillin, vedere Grillo sul palco? L'effetto che mi fa sempre. Cioè? Lo trovo un grandissimo comunicatore e condivido tutto quello che dice. Gabriele, ci sono diversi attivisti, anche consiglieri comunali di altre province, di altri comuni che ti dicono, hanno solidarietà, esprimono solidarietà con te per quello che hai fatto, perché dicono che nel movimento non c'è comunicazione, non si riesce a discutere, a parlare. Guarda, devi chiederlo a loro. Io non sono qui per parlare delle questioni interne e sono qui a parlare per l'inceneritore, quindi non rilascio, come dire, interviste su queste tematiche, non voglio che quello che io dico venga strumentalizzato contro il movimento, quindi se volete parliamo di inceneritore, parliamo dei debiti di IRE. Allora, se l'inceneritore, se Pizzarotti ha promesso in campagna elettorale che l'inceneritore non partiva, se invece l'inceneritore parte è una sconfitta per il movimento e per Pizzarotti, la prima sconfitta politica. Guarda, se ti vai a vedere i virgolettati, lui ha sempre detto, ci sono i video, che noi faremo di tutto per bloccarlo, perché vogliamo che quell'inceneritore non parta. Mi sembra una risposta stile vecchia politica. No, non è stile vecchia politica, io ti dico quello che ha detto Pizzarotti, tu dici che dice una cosa e ti dico guarda, ne ha detto un'altra, ma non in polemica. Sì, però Grillo nel suo blog ha detto che gli inceneritori fanno tumori, quindi ha accettato una cosa che fa venire i tumori, mi sembra una colpa politica grave. Guarda, io te lo spiego con pochissime parole. Le autorizzazioni ambientali le dà la provincia. Con la nuova legge regionale il piano dei rifiuti diventa regionale, quindi l'inceneritore è in mano. Questa mi sembra una risposta stile vecchia politica, ma non dovreste fare di tutto per fermarlo? Cioè cosa? Mi puoi dare del vecchio politico? Io ti parlo semplicemente di fatti. Ti sto dando del vecchio politico se rispondi così. Ma io ti parlo di fatti. Il comune ha competenza urbanistica, ha fatto tutto quello che poteva fare, c'è un'inchiesta della magistratura in corso, quindi noi non sappiamo se l'inceneritore aprirà o no. Il comune può cambiare il PPGR, il piano di gestione dei rifiuti, però il comune di Parma, essendo il piano provinciale, non può farlo da solo. Ci vuole il sostegno di qualche altro comune per arrivare a una percentuale di popolazione. Purtroppo sono isolati politicamente, non so se è una risposta vecchia politica, io ti sto fotografando la situazione. Posso dirti che noi stiamo lavorando con le maniche rimboccate dalla regione fino al comune, passando dai consiglieri al sindaco, per non farlo partire. E se l'inceneritore parte, è una sconfitta per voi? Se non penso che parta, perché noi i rifiuti non glieli portiamo. Quindi da mangiare non glielo diamo. Se qualcuno vuol far partire, lo fa partire come una centrale privata che mangerà qualcos'altro. Non mangerà. Sei ancora dentro al movimento, stai parlando come uno di loro. E io sono dentro il movimento, è la mia casa, l'ho costruita, mi sono battuto fino all'altro ieri per il movimento. Anche se non hai più la fiducia di Grillo. Il movimento è un movimento di cittadini, è di proprietà di tutti noi. E penso di poterla recuperare la fiducia. È arrivata la telefonatina di Casaleggio? Sei un po' ironico.
Giovanni, parliamo di nuova politica. Parlerai del signoraggio bancario della Banca Centrale d'Italia? Sai che sono molto concentrato sui temi in regione e quindi non è che sono molto ferrato. Quindi prima o poi affronterai questo tema. Cioè, la banca centrale è privata, abbiamo al governo i banchieri, è un conflitto di interessi? Guarda, mi trovi impreparato. Però è un conflitto di interessi. Però assolutamente, molto ho molti amici che se ne occupano. Bene. Secondo voi parlare di inceneritore, perché così?